argomento è un'idea. Vai. Un'idea. Vediamo, ed è vastissima, il che vi darà l'opportunità di interpretarlo, ma anche di perdervi probabilmente nella decisione. Per voi, visto che questa edizione parla molto questa lingua, vorrei chiedervi di improvvisare qui su Pacchi Taranto Comics uno sketch a tema Giappone. Roma. Giappone. Giappone. Ci stai? Ci sto. Questo è il pubblico di Taranto Comics. Uno, due, tre. Ravi, via. C'hai già il complesso. Che bello. Qualcuno vuole prendere il posto di Ranaldi? Si offre volontari. Ah, dai. Ora. Siamo in cinque, tu resti. Allora, appella testuale. Immaginavo, quindi, Giappone. Giappone, Giappone. Sono veramente infinite cose da dire. Infinite cose. Potevi dire ninja. Ricordo ninja. Ah, è vero. Ninja non era male, però. Ecco, adesso poi vi faremo vedere dalla telecamera, lo vedrete proiettato qui dietro, perché ovviamente adesso una matita su un foglio bianco non si capisce. Quando arriveranno i pennarelli con gli inchiostri, non riuscirete a capire quello che salta fuori. Vediamo, stai facendo un profilo. Sì, è uno sagoma umanoide. Ma ci pensiamo. Ti piace questo umanoide? Non sono certo che sia umana, quindi. Vediamo che. Parto nel frattempo e poi si. Allora lo chiedo a tutti e due, siete lettori anche di manga? Non tanto, veramente sporadicamente. Sporadicamente, fruitori di cinema giapponese, molto arte molto giapponese. Di recente con la mia fidanzata siamo stati a Roma e abbiamo visto la mostra del movimento. È stata ispirazione. Ho fatto una cosa troppo grande. Hai fatto una cosa troppo grande? Vuoi girare il foglio? Ci penso. Un po' distratto e ho fatto una faccia troppo grande. Vediamo. Oh, Rana, zitto, cacchio. Che cosa stai disegnando? Allora, regia, ce la fai inquadrare il nostro Rana? Ok, adesso disegnerà il tutto tirato. Ok. Vedete che razza di Dio. Ma che grande mempo che hai fatto! Mamma mia! Giocato a Metal Gear Solid, sì. Te lo ricordi Raiden? Il ninja cibernetico. C'è anche un po' di componentistica para cibernetica che ci vedo. Come sei messo, Giulio? Vabbè, abbastanza bene adesso. Conoscendo le cose più difficili al mondo. Ho dimenticato di dirlo perché l'ha fatto apposta. Che il cappello è il Monte Fuji. Applausi per Giulio Mosca! Vero, tanto male. Adesso dirai perché per disegnare il cappello mi sono ispirato alle bianche pettici del Monte Fuji. Allora, signore e signori, questo era il corso, questo è Taranto Comics, Giulio Mosca, Alessandro Ranaldi, ma soprattutto voi siete Taranto Comics. Fatemi sentire, ragazzi! Giusto il tempo di fare il cambio palco, di fare un Wolverine. Dopo anni di conduzione quantomeno scellerata, vi racconteremo io e Pino Cuozzo un po' dei segreti, un po' delle curiosità legate all'MCU.
sperando che le cose migliorino nel prossimo periodo. Dateci un minuto per il cambio palco, grazie, ci vediamo tra poco. Grazie, potete incontrare Giulio e Alessandro ovviamente in Artistalli con tutte le loro opere, la loro arte, il loro talento. Grazie ragazzi, grazie mille, grazie, ciao, grazie mille.